Ciao amiche ed amici, benvenuti, bentrovati, anzi sul mio canale YouTube perché sono stata un pochino assente e ho avuto dei problemini anche con il computer, non potevo quindi editare, non potevo fare niente e quindi sono stata un po' ferma. Adesso voglio farvi vedere, se vi va, seguitemi in questo video, un pane con una farina di tipo 2. Io l'ho chiamato pane tipo lariano, proprio perché il pane di lariano è fatto con la farina di tipo 2. Io userò la farina del Molino Cipolla, poi certo dipende dal tipo di farina che usate, anche essendo tipo 2 può variare il colore, quindi magari vi verrà un po' più scuro, un pochino più chiaro. Bene, se vi va, seguitemi e vediamo insieme questa ricetta. Allora, ho preparato la farina, l'acqua, il sale, la pasta madre solida e, come al solito, vado a mettere in autolisi la farina con quasi tutta l'acqua, quindi poi la lascio riposare 30 minuti minimo, anche un po' di più se volete. E dopodiché aggiungo la pasta madre, il resto dell'acqua piano piano, il sale e faccio girare in planetaria. Questo passaggio, se volete, potete farlo anche a mano, naturalmente. Poi, come vedete, lavoro l'impasto sul piano di lavoro facendo queste pieghe tipo slap and fold. Ok, come vedete la farina è una semi-integrale, quindi rimane un pochino rustica. Io sto usando la farina del Molino Cipolla. Adesso la metto dentro questo recipiente che ho oliato e la tengo, la faccio rilassare un pochino, la tengo un'oretta. Passato il tempo, vedete, io ho già fatto un altro giro di pieghe, questo è il secondo. Quindi facciamo due giri di pieghe in ciotola in questo modo. Ecco qua. Quindi è passata un'ora, poi tra un giro e l'altro mezz'ora. E a questo punto copriamo e lasciamo lievitare almeno altre 2 ore. Passate le 2 ore, vado a fare questo giro così. Ecco, soltanto un giretto in questo modo, dopodiché ricopro e lascio ancora altre 2 ore, pressappoco, naturalmente la lievitazione sarà di 5-6 ore in totale. Ok, adesso procediamo. Quindi mettiamo l'impasto lievitato sul piano di lavoro. E adesso andrò a fare due giri di pieghe, farò soltanto due giri, l'impasto è lievitato bene come vedete. E naturalmente i tempi di lievitazione, come ho detto prima, possono variare a seconda della temperatura, della stagione, quindi non prendete alla lettera le ore che vi ho detto, che ci sono volute per questo impasto. Valutate sempre con l'occhio. Bene, una volta finiti i due giri di pieghe, naturalmente sempre con il riposo di almeno 30 minuti, almeno 30 minuti, se fa freddo anche 40-45 tra un giro e l'altro, procedo per fare questa pagnotta. Ecco, vedete, avvicino un pochino così vedete meglio. Porto i lembi al centro, semplicemente così, spingo un pochino. Ecco qua, e vado a formare la mia pagnotta. Ho preparato un cestino per il pane, dove metterò tanta semola. Questa volta non metto il telo, metto tanta semola in modo che non si attacchi l'impasto.
Vedete, ne metto molta. E naturalmente adesso ci vorranno ancora un altro paio di orette, diciamo 2 ore, di lievitazione, quindi la facciamo ancora lievitare, la facciamo aumentare di volume. Io sono arrivata la sera, questo impasto ho iniziato la mattina con la pasta madre che ho rinfrescato la sera sul tardi, quindi è stata diciamo 6 ore. La pasta madre che ho usato, ma fa freddo e ce lo possiamo permettere. E adesso sono arrivata la sera, andrò ad infornare sul tardi, molto tardi. Quindi adesso copro, ecco qua, e aspetto che aumenti di volume e che cresca. Bene, ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, come vedete l'impasto è cresciuto, è aumentato di volume. Adesso giro la pagnotta sulla pala, ho messo un foglio di carta forno, ho acceso il forno e l'ho portato a temperatura con 2 spruzzi di vapore iniziale a 250 gradi. Poi vi metto le descrizioni. Adesso faccio dei tagli così, in questo modo, in tondo, cambio un pochino. E questa lametta la devo cambiare perché poi affondo un pochino di più adesso, così, poi ripasso. Ed eccola. Come avete visto non si è attaccata al cestino. Perché ho messo tanta semola, delle volte succede se l'impasto è troppo morbido. Questo è un impasto, diciamo, abbastanza sostenuto. Ok. Quando il forno è a temperatura, faccio scivolare, la pagnotta dentro, la teglia che è già bollente. Bene. Adesso vi metto anche le descrizioni della cottura, che pressappoco sono sempre le stesse, ve le scrivo. Ed ecco, vedete, sta aumentando di volume. Io il vapore ce l'ho nel forno, quindi metto il vapore automatico, 2 spruzzi, però se volete potete mettere, se voi non avete quel forno a vapore, mettete un pentolino. E lo togliete però dopo 20 minuti, oppure date 2 spruzzate di vapore con lo spruzzino all'inizio. Bene, eccola qua la mia pagnotta, direi che è venuta bene. Scusatemi, non ho tolto il rumore di sottofondo. Scusate un attimo. Ok, eccola qua. Direi che è venuta bene, forse il pane di Lariano è leggermente più scuro, magari poi quello dipende dalla farina che usate, però per me va bene così, a parte il colore è dato anche dalla luce delle foto, come sapete può cambiare. Ho tagliato le fette, vedete io un pochino le surgelo così mi dura di più. Però questo pane si mantiene per 2 o 3 giorni, va benissimo e forse anche più se lo mettete magari dentro una busta poi chiusa di plastica. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like e a commentare se volete. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!